Benvenuti! Anche noi abbiamo deciso di concentrarci sul coronavirus, ma su un aspetto che riguarda un contagio diverso, quello relativo agli effetti sui mercati finanziari. Come sapete, abbiamo assistito a un sell-off generalizzato su tutte le borse mondiali, con conseguente significativo incremento della volatilità, con l'indice VIX che in una settimana è passato da un valore di 14.98, apertura 18 febbraio, ad un valore di 27.85, chiusura 25 febbraio. Gli indici di borsa americani hanno registrato le due peggiori sedute consecutive dal gennaio 2018. Le perdite sono state di ampia portata nei settori considerati più vulnerabili, quali i viaggi, le compagnie aeree e i beni di lusso. Molto negativi anche i titoli legati al petrolio ed il settore finanziario. La mente degli investitori si è settata in modalità generalizzata di risk-off, che ha favorito i beni rifugio safe haven, come i treasury e l'oro, che nella giornata del 25 febbraio è salito fino ad un massimo di 1.655 dollari l'oncia. Nei casi di epidemie di virus come la SARS, l'influenza H1N1, l'influenza suina o l'Ebola, una volta emerso un chiaro schema di declino di nuovi casi, i mercati si sono ripresi rapidamente, in genere entro 3-6 settimane. Prevediamo che le banche centrali continueranno a sostenere i mercati dei capitali con una politica accomodante ed un ulteriore allentamento quantitativo. Mentre gli utili delle società nel primo trimestre del 2020 saranno chiaramente influenzati negativamente dalla crisi, soprattutto in settori come il tempo libero e le compagnie aeree, i recenti rapporti sugli utili per il quarto trimestre del 2019 sono stati ampiamente rassicuranti e i bassi tassi di interesse continuano a sostenere le valutazioni azionarie. Arrivederci al prossimo aggiornamento!